Cari amici, oggi siamo in un nuovo luogo topico e in una data topica. Perché? Perché oggi è il 21 aprile 2015 e siamo qui davanti al busto di Simón Bolívar. E qui c'è la rappresentazione della commemorazione del suo giuramento e che a sua volta commemorava l'episodio della secessione della plebe romana. Questo non a caso è un obelisco, ma l'obelisco è anche un simbolo fallico, fra l'altro, e qui qualcuno potrebbe poi andare a fare una rivisitazione della simbologia. Ma noi siamo sempre stati e sempre saremo per il gran dio Priapo. E questo non è un caso. Padre di tutti noi. Non è un caso. Allora, mettiamoci qui di spalle, così siamo sicuri che ci viene ripreso bene. Tu gira però. E allora, diciamo perché siamo qui. Allora, intanto questo è il terzo anno che veniamo qui e oramai diventerà una, diciamo, ricorrenza costante, abituale. E perché? Perché noi crediamo fortemente in tutto quello che questa commemorazione rappresenta dei valori passati, dei due personaggi, diciamo delle due entità di personaggi che noi qui ricordiamo. Ma diciamo esattamente che cos'è un giuramento. La definizione del diritto del giuramento è la promessa di adempiere a determinati obblighi o di mantenere certi comportamenti legati a qualcosa o a qualcuno che presso giuramento considera sacro, cioè è l'atto con il quale si consacrano tutte le energie alla difesa e della patria e consiste nel recitare la formula solenne. Allora qui siamo per fare un giuramento che ha questa dimensione che diciamo. Ma perché giurare oggi è la domanda che qualcuno si pone. E quindi ecco il perché. Appare ormai evidente a tutti che siamo sempre più soli, senza fondamenta, basi, capisaldi, principi, sia concreti che astratti, eppure senza santi in paradiso. E al contrario, quelli che una volta noi avevamo eletti e delegati alla difesa dei nostri valori, delle istituzioni, dei nostri diritti e delle nostre persone, oggi sono passati senza colpo ferire alle fila dei nostri peggiori nemici che ci stanno riducendo alla figura di plebaglia, se non addirittura al rango di schiavi. Coloro a cui noi abbiamo concesso la nostra fiducia e la nostra sovranità per gestirla in favore della nazione italiana, ricordiamoci, nazione italiana, hanno completamente tradito le nostre aspettative ed il nostro mandato. Basta vedere quello che succede in Parlamento in questi ultimi 2 o 3 anni per renderci conto sia a livello nazionale che a livello internazionale di cosa sia avvenuto in questo tempo. Hanno quindi regalato i nostri gioielli di famiglia, i beni e le nostre migliori aziende di Stato ai loro padroni del malaffare multinazionale. Stanno asservendoci agli interessi dei traffici schiavistici internazionali, favorendo lo straniero contro la nazione italiana, arrivando addirittura all'assurda situazione attuale che gli apparati dello Stato ed i loro occupanti abusivi, invece di sostenere noi cittadini italiani ed i nostri precipui interessi in questo momento di grande difficoltà, agiscono contro di noi defraudandoci, depauperandoci, svendendoci, condannandoci, annichilendoci, uccidendoci in tutte le forme della morte civile e fisiologica. Oggi perciò noi di Alba Mediterranea, cittadini tutti, siamo qui per affermare solennemente i nostri autenticamente diversi, sinceri e leali intenzioni, volontà ed obiettivi e soprattutto per rinnovare e ribadire il prioritario perseguimento della difesa a qualunque costo della migliore ed onorabile identità ideologica, culturale e storica italiana. Siamo qui davanti alla statua di Simón Bolívar e alla colonna che commemora contemporaneamente il suo celebre giuramento ed eroica secessione della plebe romana, prima forma di lotta storicamente accertata, ed è per la somma di tutti i valori a cui faceva riferimento Bolívar e la plebe romana che anche noi di Alba Mediterranea e di semplici cittadini qui riuniti, oggi 21 aprile 2015, data della fondazione di Roma, di fronte al mondo pronunciamo il sacro giuramento. Ecco il giuramento. Nel nome di quanto è per me più caro per l'Italia e più sacro, nel nome dei diritti
dei martiri ed eroi italiani caduti a causa di chi ci ha rubato nei decenni i nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra dove sono e i singoli vincoli di fratellanza che esistono, per l'amore congenito degli uomini ai luoghi dove nacque sua madre e dove vivranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione e l'arbitrio, per la vergogna di non avere sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né sovranità politica, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà e l'impotenza ad esercitarla a causa dei lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per le presenti ed ancor più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati, suicidati, tutti i figli di questa disperata e disgraziata nazione, per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani, io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale e del dovere che ogni uomo nato italiano ha di contribuire al suo adempimento, convinto del ruolo dell'Italia di grande nazione mondiale e che esistono in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigerle in favore del popolo e col popolo sta il segreto della vittoria, cosciente che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione delle anime, degli intenti e della costanza delle volontà. Dono il mio nome ad Alba Mediterranea, associazione di uomini credenti negli stessi principi, e prometto di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare l'Italia come nazione sovrana, indipendente, libera e a misura dell'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritta, azione, l'educazione dei miei connazionali attraverso la purezza d'animo con cui solo è possibile raggiungere i nostri obiettivi, di ripudiare i partiti e gli uomini che ci hanno condotto all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi, alle motivazioni, alle modalità di raggiungere gli obiettivi che condivido nello spirito di Alba Mediterranea, di soccorrere per quanto possibile con l'opera e col consiglio ai miei pari nell'associazione ora e sempre. Così giuro. E se io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento, invoco fin da ora il marchio del disonore sulla mia testa e del mio nome, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Così giuro. 21 aprile 2015 sul Monte Sacro a Roma.